stato e mi è pure adagiato. Sarà una bellissima giornata, una delle giornate che ci regala la nostra terra per, fare, per iniziare questo anno con questo tuffo. Beh, meno male, voglio dire, climaticamente abbiamo avuto la fortuna di avere una giornata di sole, è calato anche il vento rispetto a quelle che sono state le condizioni climatiche dei giorni che hanno preceduto questo bagno di Capodanno. Siamo, credo, alla 14ª edizione. Quest'anno abbiamo voluto, così come amministrazione comunale, insieme alla Lega Navale, alla Proloco e al Comitato Provinciale CONI, collaborare con chi in forma autonoma, ma lo devo ringraziare per questa sua capacità in più anni di portare avanti questa manifestazione. Per cui abbiamo allargato un pochino, diciamo, le associazioni partecipanti per rendere questa manifestazione un pochino più solenne, soprattutto perché vogliamo che questo bagno sia veramente di buon augurio per questo 2012 che da più parti si preannuncia negativo. Io voglio augurarmi, insomma, che il tutto sia di buon auspicio, ripeto, e che il 2012 ci veda in qualche modo ricrescere. Buongiorno sindaco, auguri. Buongiorno, tanti auguri pure a voi. Come meglio si poteva iniziare questa giornata, questo nuovo anno, con questa bellissima giornata di sole? La considerazione è proprio una giornata beneaugurante, una straordinaria partecipazione, l'entusiasmo della partecipazione è elemento di fiducia per il futuro. Questo è un importante segnale, beneaugurante sotto tutti gli aspetti. Questa partecipazione nuova, che negli ultimi anni non c'era stata, fa vedere proprio, dimostra concretamente il desiderio di partecipare da parte di tutti. Soprattutto tanto entusiasmo per il nuovo anno, men che non si dica che sarà un anno negativo. Certamente sì, beneaugurante sotto questo aspetto, la fiducia sotto al futuro e anche sotto questo aspetto, questa partecipazione straordinaria è un segno concreto. Vice sindaco, qual è il migliore augurio che vogliamo dare ai crotonesi, iniziare proprio quest'anno con questo tuffo, questa bellissima giornata? Sì, questa è una tradizione crotonese che è veramente molto bella e molto significativa. Io approfitto proprio di questa vostra intervista per fare gli auguri a tutta la cittadinanza per il nuovo anno. E proprio attraverso questo primo tuffo simbolico è come lasciarci un po' dietro tutte le negatività che ci sono state nell'anno passato, e speriamo che il nuovo anno sia un anno veramente prospero, di serenità e di pace in tutte le famiglie. Anche Michele affidato a questo tuffo di Capodanno, soprattutto in questa bellissima giornata, l'anno pare inizi bene, al contrario di quanto si prospetta. Ecco Michele affidato, che augurio vogliamo dare ai crotonesi? Ma questo ormai è una tradizione, sono 15 anni che avviene questo bellissimo evento nella nostra città, una bellissima giornata, ecco, e spero veramente che il 2011 possa portare tanta progressione nella nostra città, spero possano ripartire questi famosi progetti che sono fermi nei cassetti da tanto tempo, e possono riportare un'economia che è proprio quello che manca in questi periodi. Infatti anche gli ultimi mesi hanno dimostrato questa grande crisi che ormai ha inflitto nella nostra città, veramente una grande crisi. Quindi ecco, speriamo in Dio che questo possa, il 2012 possa portarci tanta salute e tanto lavoro. La sua GRIF è quella che porta, tiene alto il nome di Crotone, il marchio di Michele affidato. Ecco, cosa si aspetta per questo prossimo anno? Ma come ripeto, spero io con la mia arte di poter portare sempre più in alto il mio lavoro e la mia città, lo faccio da tanti anni, lo rifaremo anche quest'anno di nuovo col Festival di Sanremo, per cui ecco Michele affidato, ma tanti altri giovani che si prodigano nella nostra città a far sì che questa città possa ricrescere. Io ci credo, ci sono anche tanti altri giovani che ci credono, ecco, tutti insieme speriamo di poter dare quella dignità alla nostra città che in questi ultimi periodi manca. Anche quest'anno avrà il premio Sanremo? Sì, anche quest'anno il premio Sanremo è stato ufficializzato proprio vantieri, faremo una conferenza stampa appunto per questo, siete i primi che rilascio l'intervista sul premio di Sanremo, per cui sì, è una cosa molto carina, Gianni Morandi ha rivoluto di nuovo la squadra dell'anno scorso e questo, ecco, ringrazio la RAI, ringrazio Gianni Morandi per questo nuovo incarico. Signora, anche lei quest'anno farà il bagno, mi sa che però non è la prima volta, io la vedo spesso. 5 anni che faccio il bagno, sì. Ecco, cosa si... Questo è il sesto. Cosa si prova a fare il bagno a Capodanno? Per me va bene, perché mi piace l'acqua fresca. Ecco. Sì, sì, sì.
Vorrei dare un augurio a tutti e speriamo che quest'anno porta lavoro per i giovani. Speriamo che quest'anno non sia, come si dice, tanto negativo. Tanto negativo, dove è positivo. Anche lei si butterà tra poco? Marito. Lei sì? Come no, ogni anno. Quindi marito e moglie insieme? Marito e moglie, sì. Allora, cosa c'è? Faccio pure il compleanno. Auguri allora. 75 anni. Complimenti, c'è. 1,37 sono, al 70. Ecco, cosa ci aspettiamo da questo anno che tutti quanti... Speriamo cose buone per tutto, va bene. Buongiorno, posso disturbare? Tra poco farà il tuffo. Beh, come tradizione ormai sono 14-15 anni che facciamo... Lei da quanti anni partecipa? Io dal primo anno, sono stato uno degli organizzatori della manifestazione insieme a tanti altri nuotatori della Rarinantes. Siamo rimasti in pochi, io, Elio Corigliano, qualcun altro che... In pratica abbiamo partecipato a tutti gli eventi. Probabilmente sono rimasti in pochi gli organizzatori, ma i partecipanti aumentano ogni anno. I partecipanti, vedo una nutrita schiera di partecipanti quest'anno, forse perché è anche il bel tempo, anche perché questa manifestazione adesso ha preso piede e quindi è un evento positivo per Crotone. Ecco, cosa vogliamo augurare ai crotonesi per questo anno che è appena iniziato? Ma ogni anno ci auguriamo sempre le solite cose, e quindi io penso che peggio del 2011 è impossibile. Ma io dico che quest'anno annunciato così male, poi alla fine non sarà poi questo spauracchio come tutti quanti lo aspettano. Beh, guardi, se lo auguro lei, me lo auguro io, ce lo auguriamo tutti gli italiani. Speriamo che il 2012 possa essere almeno più positivo. Ottimismo. Ottimismo in quantità, l'ottimismo c'è sempre e la speranza è l'ultima a morire. Grazie, auguri. Buongiorno, auguri, anche lei in accappatoio, tra poco facciamo questo tuffo. Sì, è per me la prima volta, quindi speriamo vada tutto bene. Ecco, cosa pensi possa succedere? Raffreddore, tutto sommato? Sì, infatti un po' di raffreddore mi aspetto, già ce l'ho addosso, ma facendo un bagno con un'acqua così fredda, perché oggi l'acqua è veramente ghiacciata, spero... di non cadere malato pesantemente. Ma no, dovrebbe essere un bagno ben augurale. Chi si tuffa dovrebbe essere fortunato per tutto l'anno. Beh, speriamo sia così allora. Auguri. Grazie anche a voi. Buongiorno, buongiorno cavaliere Zito, buongiorno. Una bellissima giornata questa di Capodanno. Chi meglio poteva regalarci questa bellissima giornata che non la nostra terra? Ecco, quale augurio vogliamo mandare ai crotonesi? L'augurio, diciamo, parte da oggi con questa bellissima giornata. Non poteva mancare. Quindi questa giornata dall'inizio speriamo bene a un buon 2012, che con questa crisi che abbiamo in Italia speriamo che le cose migliorino. Abbiamo fiducia, però ci dobbiamo aspettare di tutto. Comunque io sono molto fiducioso e guardando il cielo è che è bell'azzurro, quindi diciamo che le cose dovrebbero andare bene. Ecco, ottimismo sì, certo, però... Aspettiamo novità. Auguri, fa freddo? No, un po'. Com'era l'acqua? Ma guardi, ormai dopo 8 anni uno si abitua. La tua infatti è una tradizione. Sì, è una tradizione. Poi comunque c'erano gli anni passati che l'acqua era un po' più fredda, veramente. Quest'anno sia il clima esterno, anche l'acqua si sta bene. Poi dopo il primo tuffo uno si abitua veramente, sì. Auguri. Grazie anche a lei. Buongiorno, auguri, come è andata? Auguri altrettante, sì, abbastanza bene, devo dire che me l'aspettavo peggio, invece è veramente calda, manca la crema solare, ma adesso la prendiamo. Una bellissima giornata. Sì, molto bella, auguri a tutti, buon anno e consiglio a tutti di fare questa esperienza perché è veramente un'esperienza che merita di essere vissuta. Speriamo che sia un anno meno negativo di quanto si annuncia. Sì, a parte la retorica, però effettivamente speriamo, può solo migliorare, sicuramente migliorerà, sono un ottimista per natura, ma credo che bisogna esserlo. Buongiorno, auguri, com'è andata? Benissimo, benissimo, una giornata meravigliosa, ha accolto... Questa gente così allegra, è un'esperienza che si ripete, meravigliosa. Con la speranza che questo nuovo anno porti bene. Sì, oltre alla speranza ci vuole l'impegno e con tutte e due le cose possono andare meglio. Anche tu hai fatto il bagno? Sì. Era freddo? Sì. Lo rifarai l'anno prossimo? Certo. Auguri. Grazie. Buongiorno, avete fatto il bagno insieme? Sì, ogni anno, è il terzo anno, io, lui e uno dei miei figli. Quest'anno era particolarmente freddo. Probabilmente il cane sente meno freddo perché ha il pelo. Ma il bagno è tutto l'anno, quindi sicuramente ha meno freddo di noi. È sempre una bellissima giornata, Giacrotone, quindi siamo contenti anche per questo. Grazie. Salve.
Buongiorno Pino, auguri, com'è andata? Intanto buon anno a tutti quanti, è andata benissimo anche quest'anno, 13ª edizione, spero che il nuovo anno sia l'anno del risveglio delle coscienze in questa città. Forse questa acqua fredda stimola molto, dovrebbe stimolare tutta la città. Per te ormai è una tradizione, io ti vedo quasi ogni anno, quanti anni sono che fai questo bagno? È il 13esimo anno. Tredicesimo anno, abbiamo iniziato nel lontano 98 e quindi, come dire, è una tradizione che si rinnova, è molto bella, si aggiungono sempre più persone, il mare è splendido, si può fare turismo 12 mesi all'anno a Crotone. Speriamo che qualcuno capisca queste cose. Sarebbe una bella idea da lanciare. Quale augurio vogliamo dare ai nostri concittadini? Che il 2012 sia l'anno del risveglio delle coscienze di questa città, per riappropriarsi di ciò che le è dovuto. Lavoro, benessere e soprattutto in un momento così di crisi, io penso che i crotonesi insieme, uniti, possono raggiungere traguardi per superare la crisi attuale. Buongiorno, auguri. Grazie. Com'è andata? È andata benissimo, a dire il vero, per me, anche se l'acqua realmente è fredda, per me è come se non lo fosse stato, perché ho fatto 18 km di corsa in qualità di maratoneta. Dopo 4 maratoni in un anno ci voleva un bel bagno fresco. Quindi facendo sport ci si abitua anche alla respirazione, come gestire le proprie forze anche col freddo. Certo, infatti dopo aver fatto oggi 18 km di corsa avevo le gambe calde, quindi avevo bisogno di temperatura fredda per restringere i vasi capillari. E quindi ho esperienza in maratona, però ho detto io questa volta è la prima volta che faccio il bagno il primo dell'anno, sperando che possa portare fortuna. Oggi entro nei Master 50, fino all'anno scorso gareggiavo con gli M45, vale a dire coloro che hanno da 45 a 49 anni. E quindi quest'anno gareggerò, sarò il più giovane dei cinquantenni. In bocca al lupo allora. Crepi, e spero che questo anno sia di buon auspicio per tutti in tutte le cose, e soprattutto per quanto riguarda questa crisi che colpisce tutti quanti indifferentemente. E spero che ci sia una ripresa non soltanto a livello italiano, a livello mondiale, un benessere, tranquillità e serenità a tutti. Io auguri innanzitutto. Tu sei fra gli organizzatori di questa manifestazione, com'è andata? Io sono quello che do la musica, il Yeti Tammara Primila Anno è l'inno proprio scritto e ideato per questo tuffo, nonché il Che Bello Manicutrone, che è diventato ormai il cavallo di battaglia. Perciò io ogni anno sono qua a dare una mano a Enzo Colosimo e agli altri amici che ci diamo da fare per portare avanti questa manifestazione. Pensi che qualche anno potremo vederti in acqua? Ma oggi si poteva anche fare forse, perché il clima però... No, io ti dico così perché anch'io con la scusa che ho il microfono faccio le riprese, quindi esatto. Vorrei farlo però non si fa. Allora noi potremmo fare una promessa assieme a te, che il prossimo anno lo facciamo assieme del bagno. Perché no? Dopo le riprese. Magari dopo, sì, così ci vedono tutti. Faccio gli auguri a tutti i telespettatori di Calabria 1 TV. Che dirvi, un anno sereno di tante cose belle. Un anno al di sopra delle aspettative, tutti ne parlano male, io dico che sarà un anno bellissimo. Ma io spero proprio che sia così, che sia la volta buona. Auguro a tutti quanti da Vittorio Rocca e spero di sentirvi a tutti quanti nel web con le mie canzoni. Come fai, dico, no, con questo mare, a dire oi che bello mare, cutone, ateca, rimenare riccione, io da sugli stati mi puoi arreggiare, perché un bagno mi ha fatto nessuno imprascato, auguri. Ciao. E da qui sicuramente non si esce imprascati. Adolfo, hai fatto il bagno, sei uscito imprascato. No, pulito, perché questo è proprio da rigenerare la vita, è come un battesimo, è la vita nuova per Crotone e penso che tutte le cose vanno bene. Per chi ci segue da lontano, imprascato significa sporcato. Un malo con un manato imbrascato sporco. Per l'acqua inquinata che qui non c'è. Che non c'è. Tanti auguri a tutti, che il mondo sia sempre felice, auguri, grazie. Insieme a noi anche il vicepresidente della Lega Navale su questa bellissima terrazza dalla quale stiamo godendoci questo bellissimo sole dopo questo bagno tradizionale di Crotone. Ecco, com'è andata? Beh, è andata abbastanza bene, posso vedere quanta gente c'è. Poi per fortuna il Padre Eterno ci ha dato una mano quest'anno, che dopo il cattivo tempo di ieri, oggi abbiamo avuto questo sole così splendido che ha consentito ai ragazzi di buttarsi ragazzi e nonni di buttarsi in acqua e di riscaldarsi all'uscita.
questa è una bella tradizione che per fortuna si ripete ogni anno, tant'è che, come diceva il presidente del CONI, ora assessore Claudio Perri, siamo riusciti a coinvolgere anche altre città vicine tipo Catanzaro e Cirò, quindi questa è una cosa bella e speriamo di proseguire così nei prossimi anni. Diciamo che chi bene inizia è a metà dell'opera, quindi quest'anno inizia con questa bellissima giornata, possiamo aspettarci qualcosa di positivo, non tutte queste previsioni negative che si sentono in giro. E certo, come no, diciamo che queste, le cose come quelle di oggi sono quelle che servono a darci una carica, a superare i momenti difficili che senz'altro ci saranno, perché è ovvio, la manovra è pesante, colpirà tutti noi, però diciamo, ecco, dobbiamo cercare di ricaricarci ricordando questo sole, questo mare, in modo da essere sereni e felici per il resto dell'anno, nonostante le intemperie a cui andremo incontro. Io già voglio sugli stati, mi pure da già, mi compagni mi fa ed è nisciuto in prascato.